Buonasera a tutti signori, bentrovati, rieccoci ad una bella sessione di trading Oggi faremo trading con la strategia Revolution Siamo sul Broker Stars Binary E uh, applicheremo subito la Revolution con la nostra bella dashboard Eccola qua, è l'alert Allora ragazzi Aud CHF Qua mi sono appena connesso e già le operazioni stanno arrivando, grazie a Dio Io, da me, sono le 21.35 e 35. Io di solito... Lavoro e faccio trading a quest'ora sia perché è fresco, sia perché è tranquillo, e sia perché, ragazzi, qua la giornata, uno, comunque, qualcosina la fa, e perché in Europa sapete l'ora che è, e per me è più comodo tradare io, mi, se mi svegliassi la mattina alle 7, alle 8, come a volte faccio ragazzi è dura perché sono le tre in Europa quindi i mercati sono chiusi oppure uh, siamo in notturna quindi se non sono chiusi sono ci perdo tempo uh, tutti i miei amici la mia famiglia le persone con cui posso parlare sono in Italia e quindi dormono ecco perché tendo a lavorare e a far tutto di sera adesso in Italia sono le 16.36 quindi ragazzi siamo in piena piena giornata allora ecco qua vediamo un po euro gbp non fate caso a questo euro di euro chf che ho sbagliato ho sovrapposto due mentre scrivevo aggiungevo coso sbagliato quindi adesso mi ha ma pazienza poco male gbp cad mi vado a guardare gbp aud gbp cad Audi c'è che Fabian detto di no. Vediamo un pochino Euro GBP vuole andare a guardare, ragazzi. Vado a guardare che Euro GBP. euro gbp vediamo un pochino ma io qua credo che ci sia poco da fare ma h 1 non so no no c'è poco da fare non va bene non è buona non è buona ragazzi questo non è buono non è buona rivediamo la nostra dashboard eccola qui Mm. audi chf nzd usd vediamo vedo che lm cinque c'è speriamo che magari vanno anche gli altri eh, no 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 ragazzi no 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 non no 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 la dashboard. guardate no 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 ne sono tre, se non tre no no non no 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 se no 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 non no 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 state senza fare nulla, andate a guardare, perché può essere che. Mentre guardate anche l'altro pallino si accende e, capite? Praticamente la dashboard che è uno strumento che si utilizza per la Revolution, per cui è disponibile solo per chi ha la Revolution, ma per ovvie ragioni. Altrimenti, chi andate a leggere, che non sapete neanche che c'è, cioè, è normale, no? Ma ci aiuta e ci automatizza un po' la situazione. Cioè, anziché stare con i pappagalli a girare grafico per grafico, guardiamo qua e sappiamo già dove c'è. Qualcosa che può interessarci e dove, ovviamente, no. Gbp Aud, Gbp CAD, Gbp e Gbp CAD. Gbp, non so perché qua mi ha cancellato le, molte delle valute che avevo qua, vabbè. Puh. Oh, 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 no, 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 Mi manca proprio l'M5 qua. Attenzione, se zoom un pochino, attenzione, no, no va bene, ragazzi. Va bene questa. Ah, attenzione, l'M5 la devo zoomare. Devo, devo aggiustarlo, però fa niente, ragazzi. Ottima, ottima. Attenzione. GBBOD. 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 Devo zoomare l'M5, però. Okay. GBBOD. 15 minuti, 100 dollari, ok, yes, andiamo, siamo entrati, siamo entrati, me l'ha fatta doppia, e va bene così, non fa niente, <ride> famose una doppietta, va? Allora ragazzi, siamo entrati, strategia Revolution, GBP, AUD, a 15 minuti, ok? Quindi passeremo i prossimi 15 minuti insieme a guardare l'esito di questa doppia operazione, ahimè, doppio rischio, però fa niente, dai! O doppio guadagno, vedremo un po' come va a finire. Allora, ragazzi, che dire, vi volevo fare un discorso. Allora, non mi avete visto nell'ultima settimana, ma non vi dovete preoccupare, io sto all'estero, come voi ben sapete, e naturalmente i ritmi di vita sono diversi e le cose che possono accadere sono diverse. Quindi, o può capitare che me ne vado su un'isola, non adesso, quando ai tempi, questo maledetto coronavirus era soltanto nella peggiore delle immaginazioni. O può capitare che uh, sono impossibile per altre ragioni non vi dovete preoccupare se fossi in italia preoccupatevi perché se stai allo studio tutti i giorni e non ti fai sentire in ufficio vuol dire che c'è qualche problema qui è un po diverso quindi state tranquilli nello specifico settimana scorsa anzi dal primo aprile ho cambiato appartamento quindi mi andavo da un amico a fare l'ultimo video che vi ho fatto ma uh, Uh, mi hanno dato il mio appartamento definitivo che avevo prenotato a progetto, finalmente consegnato il primo aprile. Raga, la connessione che mi hanno dato gratuitamente nell'affitto era, non voglio dire una merda, ma di più. Cioè, veramente non si poteva guardare nemmeno YouTube e quindi gli ho dovuto dire, tesoro mio, una connessione decente, pago, infatti pago 20 euro al mese, eh, 20 euro al mese in più, ma fa niente, mi danno 100 mega. Eh, mister, non è pronta. Eh oh mio dio, e quindi ho dovuto aspettare fino a stamattina stamattina Deo grazie. Finalmente me l'hanno montata. Grazie a Dio, per mia grande felicità e sollievo ho oh, la connessione ed eccoci: qua possiamo risentirci e subito ho fatto un video con voi, ma anche sono tornato via a lavorare perché immaginate che comunque con una connessione scarsa non mi era possibile. Ma scarsa, 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 scarsa no proprio cioè non la chiamo nemmeno connessione, non mi era possibile fare trading, perché guardate qua comunque dobbiamo aprire due metatrader, questa più questa per guardare i grafici, poi abbiamo internet dove c'è il broker che deve girare, deve essere e, e dobbiamo essere connessi a Telegram, Vabbè, su Telegram ci può aiutare il telefono, però comunque sul web io utilizzo più Telegram web.

Speriamo che si sta mettendo sui giusti binari che esplode la nostra discesa. Ma siamo qua. Allora, ragazzi, per chi vuole imparare questa strategia, la strategia Revolution che sto utilizzando adesso, ecco: vi dico subito le modalità di acquisto e tutto, in modo tale che poi evitiamo che mi si, mi si venga richiedendo. Lo potete richiedere questa foto, ve la mando io su, su tutti i mezzi, WhatsApp, eccetera, dov'è. Però ve lo dico prima in modo tale pure è preparato e evitiamo anche commenti perché mm. strategia Revolution solo PDF Euro 200, strategia in 60 secondi solo PDF Euro 100, la 60 secondi con il video Euro 150, il corso di trading completo Euro 600, 3 strategie PDF più 13 video lezioni, la Spartacus con video sulle OTC Euro 100, la Revolution Dashboard della Dashboard Alert, questi fantastici strumenti, questo, la Dashboard, la eccolo e quest'altro che l'alert hanno un prezzo di euro praticamente 100 abbonamento annuale per qualsiasi cosa ragazzi mi scrivete io vi ne parliamo se avete dei dubbi o quant'altro ecco questi sono i prezzi modali che vediamo. quindi ragazzi fortuna sono tornato non pensate sempre a male qualcuno magari che mi vuole male, ha pensato che eh, vai, siamo giocati Giovanni, no, sto bene, non c'è nessun coronavirus grazie a Dio, infatti ho appena visto un video che mi hanno mandato che qua c'è il coprifuoco dalle, dalle 22 alle 4 e si fa rispettare cioè ci sono la, fino a due anni di galera e molta di 3-4 mila euro ma hanno, ieri hanno processato 300 persone che in questi 4 giorni hanno violato il coprifuoco Uh, e sono stati quindi condannati a tre mesi di carcere. Eh, che qua è tutt'altro che una passeggiata. Tre mesi magari se ci si può sopravvivere, ma non bene. Ecco. Per cui io sto dentro e non ci tengo. Mi aveva appena mandato un video mio amico di stare attento, ma già lo sapevo, no? che, che qui non si scherza con queste cose. Uh, benissimo ragazzi, vediamo. L'operazione sta andando bene. Allora, volevo parlarvi. Di una cosa importante. Ragazzi, siamo, come voi ben sapete, alle porte di una delle più importanti crisi economiche dal dopoguerra ad oggi. Anzi, l'ultima è proprio la Seconda Guerra Mondiale, che ha bloccato l'economia per 4-5 anni. Uh, qui non arriveremo a quelle cifre, ma per la conformazione dell'economia moderna siamo là, è paragonabile a quel periodo là. Uh, quindi, ragazzi, l'economia tradizionale è già in ginocchio, ma presto lo sarà ancora di più. Questo cosa vuol dire? Dobbiamo inventarci, reciclarci altrove. Per cui sfruttate questo periodo a casa per fare trading, se lo state già facendo, come vi ho sempre detto, ve lo dico ancora di più, o per studiare, formarvi, se non siete ancora dentro. Perché, ragazzi, il business online e il trading online non ha padroni, non dipende da terze parti, l'unica terza parte è il broker. Per cui non dipende da fornitori, non dipende da datori di lavoro, non dipende da clienti, dipende da voi stessi. Ed è quello su cui dovete puntare perché sarà quella la carta vincente che vi consentirà di sopravvivere alla, alla crisi economica che viene. Vi voglio spiegare un pochino, guardate qua, ragazzi, che bella discesa, che bella! Bellissima. Uh, vi volevo dire. Perché nell'economia reale siamo tutti in crisi. Chi di voi fa il dipendente nel settore privato, ragazzi? probabilmente eh, riceverà delle problematiche, eh, cassa integrazione, il, il principale non può pagare perché così, perché colà solo se siete degli statali siete quasi immuni. Se avete una ditta o un qualcosa, eh, i clienti non pagano, uh, ma soprattutto se avete un negozio, i, i consumatori, quindi i clienti, non si, hanno meno soldi in tasca, ma hanno paura di spendere, quindi la cosiddetta recessione. E vi faccio un esempio mio ragazzi, io personalmente non ho problemi perché con il trading, guardate, adesso stiamo in incasseremo 184 dollari così, senza problemi, senza dover rendere conto a nessuno, ma già con la mia attività di famiglia, che è lo studio commerciale, vabbè, mio padre lavora in banca, quindi anche lui non ha problemi perché sta andando a lavorare, metà smart working, metà lavora, quindi verrà pagato che sta lavorando. Uh, però naturalmente la sua banca ha rallentato l'attività. Mentre la nostra attività di famiglia mia e di mia madre, di, di studio commerciale, ragazzi, per il 2020 non so quanti clienti pagheranno tutto l'anno, pagheranno quest'anno, potranno pagare quest'anno. E quindi ora, grazie a Dio, non è che abbiamo bisogno del, di questi soldi per campare. Grazie a Dio. Però vi faccio capire che come un'attività anche professionale sia coinvolta dalla crisi economica. E ragazzi, ragioniamo. Io se quest'anno non incasso dei miei clienti, certo vi ho detto non vado per, per l'elemosina, ma certamente se devo fare un acquisto ci penso due volte. Mi contengono e quindi c'è la, la recessione. Io fortunatamente mi sono sempre eh, trovato questa attività di trading e non ho problemi, anche perché lo sto facendo all'estero e non cambia niente perché sono passato a suo tempo, illo tempore un po' un antesignano 2013 dall'economia reale all'economia digitale che ha delle regole diverse, certo voi direte, magari ma Giovanni se non c'è il computer non puoi lavorare è vero, oppure se il broker chiude, se tutti i broker è vero, l'economia digitale in generale ha i suoi pro e i suoi contro così come l'economia reale, però come vedete adesso dobbiamo buttarci, buttatevi nell'economia digitale, riciclatevi, sia adesso, perché il momento è quello che è, ma anche dopo ragazzi, dopo gli effetti della crisi si vedono dopo e dopo ci sarà bisogno, ci sarà bisogno di questo, quando il vostro datore di lavoro non vi pagherà o non vi pagherà in tempo, quando i vostri clienti il vostro negozio spendono di meno, hanno paura di spendere. Quando vi mettono in casa integrazione, quando così, quando colà, voi dovete avere la carta vincente che si chiama trading, opzioni binari. È un consiglio mio personale, spassionato, che purtroppo è diventato attuale in questa crisi. Io, uh, eh, da, da studioso della storia economica, anche appassionato, devo dire che è la crisi più grande dal Non vi voglio mettere paura, eh ci vuole ottimismo, eccetera. Ma il problema non siete voi, non sono io, è il, il contesto generale, perché io posso fare il bello quanto voglio, ma se il mio cliente non c'è soldi e non mi paga, e voglio dire che me ne frega della crisi, no, me ne frega, <ride> anche voi, Beh, andate a lavorare, che me ne frega della crisi? Eh no, però se il vostro intervento dice no, scusa, sto mese non abbiamo incassato, non ti pago, il mese prossimo stai a casa, eh, voglio vedere. Però, quindi, ragazzi, spingetevi, spingetevi e siamo e mettetevi proprio sulla via giusta in questo business delle opzioni binarie. E a volte devo ringraziare e benedire quel giorno che ho iniziato, quel giorno che mi sono messo dentro, non c'è null'altro da fare, c'è poco da dire. Uh, detto questo, per cui per tutti i terapiedi sto bene, non ci sono problemi, non c'è coronavirus, non c'è nulla e vi ho spiegato come iniziare. Uh, per qualsiasi cosa, ragazzi, sono a disposizione vostra: WhatsApp, Telegram, chiamate, ci sentiamo, email, quello che volete, non c'è problema. Allora, la fatica domanda che mi viene fatta tutti i giorni, perché usi, non usi più Pocket Option? La ragione, eccola qua, guardate. 92% di payout no, pocket option. Non me lo dà. Pocket option mi dà payout più bassi in media, ma ballerini, cioè una volta i 60, una volta il 50, una volta euro eh, oh, e basta. Io invece qua la cioè, no, ragione principale riguardo alle peripezie, e ai problemi che Pocket Option sta avendo con le banche, non è che sono problemi di liquidità, ha sbagliato e ha, e ha avuto la. la l'eliminazione di Skrill perché praticamente bypassava il divieto di Skrill di avere a che fare con broker di binari e scommesse sportive eccetera eccetera mediante i conti privati che sono stati tutti chiusi con le banche eh, mi sembra anche avuto delle cose ma vi paga con altri mezzi: c'è cioè Payer cioè, eh, ci sono i Bitcoin eccetera ora tutto sta a voi vi sta comodo, non vi sta comodo questa è una, una valutazione vostra personale che io non posso fare io personalmente qua c'ho Payer comunica benissimo con il mio conto corrente thailandese e va benissimo lo mando, non ho problemi e uso Payer con, con, con Stars Binary magari a voi non sta bene qualcuno mi dice che Payer c'ha dei costi si sì, c'ha delle commissioni però raga, tutto sommato vi dico non sono altissime e tutto sommato alla fine per la velocità e per la anche per la sicurezza, perché uh, per la praticità ci sta, dai, tutto sommato ci sta. Vediamo un pochino, ok, l'operazione sta per concludere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, abbiamo ancora 3-4 minuti, ma insomma, guardate, queste sono le, le operazioni migliori, quando noi accumuliamo, cioè prevediamo bene il movimento discesista, guardate, e non è un caso, vi faccio notare una cosa, guardate, l operazione qua il grafico stava insistendo su un livello stava resistendo qua e poi è scesa e io ero là pronto l'ho naturalmente beccata ma non è da tutti <ride> ma sono sicuro che voi con studio e con applicazione delle mie strategie ci potrete arrivare senza problemi perfetto dai ragazzi dai che la prendiamo e 184 dollari ragazzi posso mangiare, rilassarmi e guardarmi un bel film stasera dai già posso chiudere con 184 ore di guadagno due operazioni ne dovevo fare magari vediamo di farne un'altra però veramente mi rilasso un pochino prima dai ragazzi dai ragazzi eccola guardate che bella come sta andando bene come sta andando bene mamma mia mamma mia Fantastica ragazzi, fantastica. E prese tutte e due, cioè una doppia. Benissimo ragazzi, che bello quando vanno così proprio al bacio, eh? con la tranquillità. Allora ragazzi, grazie per avermi seguito, ci vediamo con i prossimi video. Non vi preoccupate, ripeto, io ci sono sempre, non me ne vado, basta che chi è in contatto con me lo sa, basta che mi mandi un messaggio, lo, lo sapete. Se non rispondo al messaggio per qualche giorno, preoccupate perché sono una persona che risponde sempre. Ed è un problema anche con le donne, perché io rispondo, quelle di pelle, quelle la vogliono essere un po' tenute sulle spine, ma io non sono una, sono una persona razionale, cioè se io non voglio rispondere io dico no, non ti voglio rispondere, ma rispondo, capito? Quindi state tranquilli, io ci sono sempre, l'attività c'è, non c'è problema, si va avanti ragazzi, e sconfiggeremo tutto, la crisi del coronavirus è tutto. Ciao ragazzi, ciao!